Domani primo appuntamento nel centro storico di San Giovanni Day, il sabato è uno spettacolo, il pomeriggio di shopping per famiglie con intrattenimento a cura di Confcommercio. La compagnia Accademia Creativa porterà gli avventori nel mondo di Lewis Carroll e d'Alice nel Paese delle Meraviglie. I nostri centri storici ormai sono diventati degli apparati economici che hanno bisogno di momenti di richiamo. E questi sabati stanno diventando sempre più importanti. C'è stato un periodo in cui il sabato era stato un attimino messo da parte a favore delle domeniche. Invece ci siamo accorti, specialmente nel centro storico, che il sabato rimane un appuntamento molto importante per i meeting familiari, i meeting fra amici e comunque la passeggiata. Per cui abbiamo deciso con gli sponsor e Confcommercio di fare questa serie di iniziative che sicuramente daranno conforto e piacere alle persone che passeranno da San Giovanni. E soprattutto appunto tengono unite anche le famiglie, perché qui si coinvolge dal bambino al nonno. Dal bambino al nonno, e devo dire che il centro storico è rimasto uno dei pochi momenti dove la famiglia si riunisce tutta insieme, perché è vero, ci sono tanti appuntamenti al di là della propria casa dove ci si vede tutti insieme. Devo dire che la passeggiata al centro è rimasta una di queste e noi stiamo lavorando per salvaguardarla. I sabati a San Giovanni organizzati dalla Confcommercio ormai sono da 4 anni un appuntamento fisso. Noi siamo grati alla Confcommercio per organizzare iniziative di questo genere, sono un incentivo per i nostri cittadini a frequentare il centro storico, un richiamo per chi viene da fuori, sicuramente anche un aiuto alle attività che sono insediate nel nostro centro. Una città è viva quando è frequentata dai cittadini che la abitano e da chi viene anche dai comuni limitrofi. Noi speriamo che ci sia un afflusso anche di turisti che in questo scorcio di stagione frequentano il Val d'Arno, quindi pensiamo che sia una bella occasione anche per le attività che svolgono il proprio lavoro all'interno del centro storico, sia attività commerciali che artigianali.